Come si apre la coppia? E come si dichiara la volontà di fare esperienze fuori dalla coppia? Buongiorno fanciulli! Però no, siamo! Morena! E io! Casinista! In questo video partiamo da una relazione già formata di due persone di qualsiasi genere che vorrebbe aprirsi. È molto raro, è impossibile che la volontà di praticare un'apertura fatta da entrambe le persone, entrambe le parti contemporaneamente, cioè anche ti guardi negli occhi e dici allora anche tu, anche, mignolo, anche tu stai pensando quello che sto pensando io? Quella roba lì. È un po', diciamo, a meno che non stiano proprio guardando una roba, un film che parla di quello, non lo so, viene una scintilla contemporanea, simultanea. Difficile, difficile. Le buone idee sono nell'aria, ma comunque c'è sempre chi le capta prima. Quindi è molto più probabile che questa volontà nasca prima in una persona. Quando nasce questa esigenza non è che sia proprio semplicissimo comunicarla all'altra persona, soprattutto se è passato del tempo, se la relazione si è magari un po'... Non voglio usare parole cioè, brutte, sto pensando a parole positive. Una. In carta pecorita! Penso sia un po' in carta pecorina, poi sia in carta pecorita, mettiamola così. Cliché, cliché. L'apertura non sarebbe forse per ravvivare una coppia morente, ma anche solo per provare qualcosa di diverso. Sì, siamo già benissimi, siamo di più con la roba lì, no? Sì, figo. Bueno. Come comunicare questa volontà di apertura? Ma, prima di tutto, questo video è realizzato grazie a Wild, che ci sponsorizza, che sponsorizza questi contenuti. Cos'è Wild? Una piattaforma di incontri. Per single, per coppie, per persone in generale che vogliono vivere una sessualità un po' frizzantina, sfidando i tabù. Quindi per incontri sessuali. Per incontri sessuali. Ok. Non è un'applicazione, ma è un sito web che funziona come un'applicazione perché è pieno di contenuti espliciti. Gli app store non permettono di avere applicazioni che abbiano contenuti espliciti, però funziona molto bene. Si scrive wild.com, ci si può iscrivere. Si crea un profilo, si caricano delle fotine, si incontrano le persone, si parla in maniera molto safe. Quindi siamo rimasti a sorge questa volontà, come la comunica l'altra persona? Allora, primo errore. Qua ci arrivano delle domande ogni tanto, soprattutto su Instagram, di persone che ci chiedono: come convinco il mio partner o la mia partner a aprire la coppia, a fare roba? Non si convince nessuno, si parla, si comunica e si cerca di capire se l'esigenza che è sorta è condivisa anche dall'altra parte. Magari l'altra persona non ci aveva mai pensato, oppure non aspettava altro, ma non aveva trovato il coraggio di dirlo. O magari stava già facendo i fatti propri. Oh cavolo, e adesso come la gestisco questa roba? Le casistiche possono essere infinite. Quindi si parla. Poi, per non arrabbiarsi sui vetri, ma anche per non lanciare una bomba, perché l'altra persona magari non è pronta a ricevere la notizia di un'apertura imminente, per cominciare si possono cercare magari delle risorse esterne, no? Cercare magari anche esperienze di altre persone che hanno intrapreso questo tipo di percorso, giusto per dire ok, è una roba che esiste, le persone lo fanno, si trovano bene, perché non possiamo provare anche noi? Ah, quindi raccontata così, quindi ho sentito tizio che ha fatto cose, perché questa roba qua non possiamo portare dentro la coppia? Sì, oppure si leggono dei libri insieme, ci sono vari libri che affrontano l'argomento, uno fra tutti... Sex Toys. Uno fra tutti... La zoccola etica! Ce ne sono altri, sempre di Odoia, più di due, insomma, libri che parlano di non monogamia in generale. Oppure si guardano i film, si guardano video su YouTube come questo, si cercano delle risorse su Instagram, su internet. Persone da seguire. Sì, e ci si fa una cultura insieme anche per capire quali sono le possibilità, no? E dopodiché bisogna capire se effettivamente questa esigenza è condivisa oppure no. Quindi, video, l'altra persona è d'accordo e quindi vuole cimentarsi in questa apertura, che poi bisogna capire cosa significa. Infatti... Oppure non è d'accordo perché non sente quell'esigenza, perché ha un proprio giudizio negativo sulla possibilità di fare delle esperienze al di là della monogamia, insomma, quindi mille ragioni. Magari si giudica anche un po' male, un po' peggio adesso, si casca, ma tu ti vuoi aprire, ah, io no, oddio, e quindi come ci poniamo in questa situazione? Nel senso, ok, se tu sei d'accordo, perfetto, lì le sticce a caccia di amici e si va a fare roba, però se non siamo effettivamente d'accordo,
In questo caso è complicato soprattutto per una coppia duratura, magari persone che stanno insieme da un po', che quindi sono, si sono idealizzate reciprocamente, hanno trasmesso all'altra persona una propria immagine che però in questo momento viene un po' stravolta, no? Sì. Non per forza distrutta, perché deve essere un cambiamento negativo, però bisogna un attimo ricalibrarsi. Sì, eravamo un po' qui per bene, quelli che stavano dentro i margini, e poi a un certo punto dici, caspita, questa roba qua mi va stretta, voglio andare un po' forte a quei margini. Sì, cosa è successo? Sei cambiato? Sei cambiata? Non ti passo più! Brava, lì. Sempre che ci siamo passati anche noi. No. No. Quindi bisogna capire quanto è forte, quanto è importante l'esigenza della persona che aveva proposto l'apertura e se questa cosa qua si può rimettere via in una scatola e dimenticare, oppure se non si può dimenticare perché... Sì. Se diventa un'esigenza reale, se la si sente proprio come un qualcosa che si vuole fare e ci si trova da soli, allora innanzitutto non vi preoccupate perché non siete soli. C'è un mondo di gente che si diverte tantissimo, quindi al di là di quella coppia nella quale vi trovate in quel momento che è in disaccordo, c'è un mondo di persone che si divertono tantissimo. In generale sì, bisogna cercare un nuovo equilibrio di coppia se sì. Non si vuole spezzare quella relazione, altrimenti scenario peggiore, bisogna interrompere la relazione e intraprendere strade separate. Ma secondo me c'è sempre margine di comunicazione, assestamento. Si tratta solo magari di cambiare un pochino l'equilibrio. Come tutte le cose, basta un po' di zucchero. Un sacco di volontà, ma sì. Vabbè, lo zucchero. Invece, parliamo dell'altro scenario. Quindi, dai, apriamo questa coppia. E l'altro, yahoo, non vedeva l'ora. Dici, wow, ma incredibile. Anche in questo ci siamo trovati. Nel ritardo, nel capirlo, diciamo. Quindi, passaggio dalla teoria alla pratica. Che non è che sia proprio questa cosa semplice e banale, anzi, perché? Dove? Perché? Innanzitutto con chi? Dove, come? E quando? Con cosa apriamo? Che chi tipo... apriamo anche? Che tipo di esclusività andiamo a rompere? L'esclusività relazionale, romantica, amorosa, l'esclusività sessuale, dove finisce l'amore, dove finisce il sesso, anche, sì. Anche lì dividere... l'amore dal sesso, noi siamo sempre scettici a parlare in questi termini. No? Sì, diciamo che per provare a darsi una motivazione in più si può dire, ma sì, è solo sesso, cioè come andassimo a fare, che ne so, una ginnastica da camera. Però non è mai così, perché poi alla fine qualsiasi relazione, sia sessuale che emotiva, lascia comunque un qualcosa di attaccato sulla pelle, sperando che non sia malattia. Questo disclaimer, fatevi dei test prima di aprire qualsiasi coppia e chiedete i test ai vostri partner. Lo so che sembra una roba che ammazza un pochettino l'erotismo, meglio ammazzare l'erotismo che ammazzare le persone. È un po' assurdo pensare ok, è solo sesso e teniamo fuori qualsiasi emozione, cioè ogni esperienza di condivisione umana ha a che fare con le emozioni, con i sentimenti, quindi cioè è un po' come raccontarsi una balla, no? È solo sesso. Anche perché fino a quando non sei nella situazione non sai esattamente cosa mette in moto quella roba. Ah beh, certo. Però prima di arrivare lì, in realtà, passare dalla teoria alla pratica non è così semplice. Cioè, perché vai in giro e dici, quella coppia lì mi sembra proprio che abbia la stessa nostra attitudine, ci assomigliamo, ci vediamo allo stesso modo, sanno mica anche loro un po' così libertini. Sì, ma è difficile. È difficile individuarli così, annusandoli. E soprattutto, cioè, noi tante volte ci eravamo detti, quando abbiamo fatto questa scelta, capiterà, no? Ma prima sì, o poi. Quando capita poi ci pensiamo. Comunque, non stiamo lì a facciamo finta di non cercarlo, un po' come quando vuoi innamorarti di qualcuno. Facciamo finta di non cercare e poi alla fine ti capita. O quindi ci capita i segnali e poi lo faccio capitare. Ma che segnali? Nessuno ti dà i segnali di esatto. Questa roba qua. Non capita questa roba, quindi bisogna proprio... costruirsela in qualche modo e cercarla attivamente, perché altrimenti si rischia anche di essersi detti tante belle cose, ma poi all'atto pratico di non combinare nulla. Che va bene se le persone stanno bene in quella situazione, tra virgolette si accontentano, non va bene se invece cercano si ricerca più. Proprio, esatto. Quindi, dove cerchiamo? Siti, sì. Ad esempio. Sì. Questo video qua è sponsorizzato da un sito, perché non andare su Wild, ad esempio, ma anche su altri, però. Sì, le piattaforme online, diciamo, le community, social network, eccetera, sono forse gli ambienti più sicuri dal punto di vista di tutela della sì. Privacy, sì, sì, quindi sì. Dove si può esplorare senza esporsi troppo nel mondo offline, sì. Quindi si può iniziare a entrare in contatto con persone che già fanno determinati tipi di esperienze, magari si possono fare domande, insomma, si può entrare a far parte di una community e...
è anche magari più semplice cercare, trovare altre persone. Cioè, sì, anche per noi, comunque, quando dopo che abbiamo capito che non capitava, no, alla fine siamo finiti su un sito che era dedicato in realtà alla community scambista. Sì. Noi non sapevamo ancora cosa cercassimo all'epoca. Ma in realtà c'erano dei campi ben specifici, cercavamo di una certa età, di un certo genere, un certo tipo di fisico, un certo tipo di cultura. Non sapevamo cosa cercavamo a livello di esperienza, siamo finiti su una piattaforma scambista e in realtà non era quella la dinamica che cercavamo, ma l'abbiamo imparato solo finendo poi in un'esperienza scambista, sì, che è finita male. Malissimo. Perché abbiamo litigato, tantissimo, perché l'abbiamo vissuta male, ma ci è servito per capire cosa non faceva per noi. Dopodiché è iniziato un altro tipo di percorso di esplorazione. Bellissimo. E qua cioè, si è aperto un altro video. Ah, con amici o con sconosciuti? Perché comunque la maggior parte delle volte siamo portati a pensare che quello che stiamo per fare è un qualcosa di estremo, qualcosa di talmente fuori dagli schemi, talmente imbarazzante che, oh mio Dio, voglio farlo con qualcuno che non conosco e che non vorrò mai più rivedere perché non voglio più rapportarmi con quella roba lì. Voglio che sia una cosa che apro un cassetto, faccio quella roba lì, chiudo il cassetto e non lasciamo tracce. Mentre invece non siamo mai portati a pensare, mannaggia, abbiamo magari questo bellissimo rapporto di amicizia, magari anche duraturo, magari anche molto profondo con questa persona o queste persone, perché non poter fare invece qualcosa anche di sessuale? Perché no? Sarebbe talmente imbarazzante da non poter gestire quello per il rapporto di amicizia? Questa potrebbe essere una grande domanda. In realtà abbiamo scoperto che non è così, perché nel momento in cui stai con una persona amica c'è questa grande voglia di volersi bene che va ben oltre il discorso sessuale e che ti dà molto di più rispetto a un incontro fugace con qualcuno che ti usa o che tu usi e poi dopo non ne vuoi più sapere niente. Sì, ovviamente ci devono essere dei requisiti, la persona un minimo ti deve piacere, però sì, vai proprio a spostare l'amicizia su un piano sessuale semplicemente, cioè ad aggiungere un pezzettino, poi da lì si può tornare indietro, si può togliere e ci si può guardare in faccia lo stesso, sì, giorno. Secondo me la scelta dipende anche un po' da quanto uno si autogiudica. Vabbè, abbiamo parlato dei siti, ovviamente si possono anche incontrare persone, insomma, nel mondo, beh, gli eventi, sì, le feste, ok, ci sono eventi di vario tipo, ci sono anche party dedicati proprio all'esplorazione libera della sessualità, anche le party, ci sono dei party magari fetish che invece sono già un po' più codificati. Dipende anche dall'esperienza che si vuole provare, invece magari si vuole provare a costruire una relazione, non sì, solo un'avventura sessuale, quindi in quel caso funziona in maniera diversa. Si possono incontrare le persone anche nel mondo reale, in tutte quelle occasioni in cui si incontrano le persone normalmente quando si è single, quindi non stiamo facendo niente di male, si parla con le persone, magari si manifesta la volontà. All'inizio non è semplice, non sembra possibile. Sì, e poi invece quando si comincia ci si rende conto che il fenomeno è ben più ampio rispetto a quello che siamo portati comunemente a credere. Ci teniamo anche a dire che non bisogna scoraggiarsi se la prima esperienza non va bene. Questo è molto possibile, diciamo, perché comunque non si sa cosa si va incontro, si sta andando a vivere una situazione nuova e si sta provando la coppia, sta testando proprio la coppia in una situazione che non si può in alcun modo prevedere completamente prima. Totalmente. Quindi bisogna anche darsi la possibilità di sbagliare, di ricalibrarsi e prendersi il tempo proprio e la cura per far funzionare quella cosa. Se poi invece non funziona, magari anche non incaponirsi potrebbe tornare utile, perché poi solo provando ci si rende conto di cosa realmente si cerca. Diamoci anche la possibilità di non farne una tragedia se va male, insomma, perché è solo un piccolo errore. E per far funzionare meglio le cose, arriviamo al tuo argomento preferito, ovviamente. Limiti! Bisogna negoziare degli accordi, ero messo degli accordi. Che cosa accordi! Ma ne parleremo meglio in un altro video. Sui limiti e sugli accordi. In un altro video invece abbiamo parlato delle differenze tra varie configurazioni relazionali e sessuali. Insomma, poliamore, scambismo e coppia aperta, ve lo limitiamo. Abbiamo finito. Vai. Se questo video ti è piaciuto, metti il pollice in su. Lascia un commento, possiamo rispondere ancora. Attiva la campanellina. Perché faremo una serie di video su queste tematiche e poi vi direi tante cose di accordo.